Giorgio, prego. Buonasera a tutti. Io non sono giovane, però ho un'alta aspettativa di vita secondo la Fornero, quindi vado oltre. Nel principio di leale collaborazione mi permetto di fare qualche domanda all'amministrazione, che ha parlato di fonti rinnovabili, ma quali sono i bisogni di energia che abbiamo? Che necessità abbiamo? Perché qui non si sa, quantifichiamo le necessità e i bisogni e poi operiamo. E questo è un discorso, perché senza conoscere i bisogni non si riconoscono neanche le ripercussioni, non si riconoscono i costi sociali e i benefici sociali, perché un'analisi economica si fa equiparata tra costi e benefici. Quindi una popolazione deve essere informata sulle necessità che ha questo territorio e sulle necessità che abiti. C'è una ricaduta sulla bolletta, eventualmente produciamo energia eolica, energia alternativa, a preferenza dell'altra. Ecco, questi sono i problemi che appunto una comunità deve affrontare. Non è che abbiamo una solidarietà planetaria nel rispetto del protocollo di Kyoto, non lo riscontro a Bitti. Ci sono interessi economici che hanno portato alla realizzazione delle pale. Qualcuno parla di reddito integrativo dell'azienda agropastorale. No, non è possibile. Non è un'attività connessa la produzione di energia elettrica. Le attività connesse sono quelle dello sfruttamento dell'attività agricola, non quelle della trasformazione dell'energia eolica anche. Quindi non è così. Ci sono appunto delle cose, ecco, il distretto energetico di cui il sindaco stava parlando. Ecco, prima secondo me è necessario individuare i bisogni e poi partire, decollare. Quale energia ha meno costi sociali e più benefici sociali? Ecco, questo penso che sia la domanda che dobbiamo farci. Relativamente a un contributo così al discorso del procedimento amministrativo del VIA. Allora, la fase penso che sia questa. L'articolo 9 della 241-90 consente ai titolari di diritti soggettivi, ma anche ai soggetti pubblici, ma anche ai soggetti titolari di interessi diffusi, di partecipare al procedimento amministrativo con delle osservazioni. Queste osservazioni sono state fatte. Allora, nei 60 giorni sono inserite le procedure fatte dal Ministero dei Beni Culturali. Anche il responsabile del procedimento del Ministero dell'Ambiente ha informato Gamesa che sono state prodotte delle osservazioni, per cui ha stabilito dei termini per produrre queste osservazioni e nel mentre i termini del procedimento amministrativo sono stati sospesi. Ecco, questa è la fase, non è una proroga, è in legge ed è contenuta nell'articolo 9 10 bis della 241-90. Grazie. Grazie Giorgio che ha toccato, scusa Franco, secondo solo, Giacomo, due temi importanti.